Buongiorno a tutti e ben ritornati, benvenuti nel canale. Allora, tenuta casalinga con una mega felpona. E invece se siete curiosi, non lo so, del rossetto, che a me piace tantissimo, l'ho ripescato nella mia collezione di trucchi dopo tantissimo tempo che non lo utilizzavo, è questo qui della L'Oreal, il Lip Paint, di questa colorazione nude aranciata bellissima. È la colorazione 101, che vedete non è un rossetto liquido ma rimane cremoso, luminoso, quindi da questo effetto di labbra rimpolpate, sane. Ovviamente non ha una durata estrema né troppo lunga, perché essendo cremoso, se mangiate, se lo portate per diverse ore, sicuramente dovrete riapplicarlo. Comunque, a parte questo, oggi faccio una tipologia di video differente, ovvero il mio primo svuoto la spesa con voi. Proprio siamo entrati nel mood casalingo, quarantena, anche se qui questa settimana da me è zona gialla, però ovviamente è meglio uscire il meno possibile, e dato che è inutile fare acquisti tipo vestiti, ogni tanto li compro, però ovviamente c'è meno voglia, perché tanto per cosa li metti? Stesso discorso per le scarpe, eccetera eccetera. Almeno per me è tutto molto ridotto, non è che non compro nulla, perché mi piace, però molto meno rispetto a prima. Quindi ho deciso di fare una mega spesa, soprattutto da Digotà. Sono andata anche dalla Coop, ma lì ho preso molte meno cose, anche se anche lì ho comprato prodotti che effettivamente non mi servivano chissà quanto, però ho pensato, è cibo, almeno il cibo posso comprarlo. Stesso discorso più o meno da Digotà. In pratica ieri sera sono impazzita, quello che vedevo prendevo, però sono cose che comunque utilizzerò. Allora inizio da Digotà, perché se il video diventa troppo lungo, la spesa della Coop non ve la faccio vedere, forse è meno interessante. Vediamo come va il video. Allora, questa è la mega bustona. Inizio subito, se no veramente il video diventa troppo lungo. La prima cosa che trovo è questo prodotto della marca Le Driadi, argilla rosa e pompelmo, senza siliconi, parabeni, oli minerali e coloranti sintetici, e è un SOS anti imperfezioni, quindi è un trattamento localizzato simile a quello che vi avevo fatto vedere della Mulac nell'ultimo video della mia skincare mattutina, che vi lascio linkato qua. L'ho provato stamattina in realtà, perché questa spesa l'ho fatta ieri. È questo qui, e intanto si sente l'odore, penso di agrumi, forse proprio il pompelmo, ma forse è anche l'odore dell'argilla rosa. Addirittura senza aprirlo si sente questo odore molto fresco. L'ho applicato stamattina nelle zone dove ho delle imperfezioni, dei brufoletti, proprio perché c'è scritto che riduce le imperfezioni stimolando il ripristino della normale funzionalità cutanea, e dice che è astringente e purificante. È specialmente indicata per le pelli miste, grasse e impure, e abbiamo come ingredienti l'argilla rosa purificata, l'olio essenziale di pompelmo, che è quello che penso che io sento come odore biologico, l'olio essenziale di tea tree. Ah ecco, forse sento il tea tree, perché non so se avete mai sentito l'odore del tea tree, dell'olio essenziale, è molto forte, e il sale di zinco. Quindi per le imperfezioni dovrebbe essere proprio top. Vi farò sapere ovviamente tra qualche mese o tra qualche settimana, perché non posso giudicarlo con una sola applicazione. Però devo dirvi che si asciuga abbastanza velocemente, nonostante questo non va a seccare estremamente la pelle. Poi, proprio a caso, ho preso questi stampini per i muffin, perché è da una vita che voglio fare i muffin ma non ho gli stampini, una cosa molto semplice e forse anche noiosa. Ho preso questi quadrotti struccanti, solitamente prendo i dischetti, ma era verso la fine della spesa, stavo facendo tardi, quindi ho preso questi. Comunque sia, sicuramente struccheranno come dischetti. Tra l'altro c'è scritto che sono delicati sulla pelle, sono 100% cotone puro e non lasciano pelucchi, 60 pezzi, la marca è Avilea, sperando che si pronunci così. Poi ho preso, passiamo al make up, poi ripassiamo alle cose per casa, ripeto è un po' un mix, ho preso la mia matita della vita della Essence, la Long Lasting Eye Pencil nella colorazione 01, è automatica e è quella che mi vedete applicare nel 99% dei video. Ovviamente una matita per occhi, che costa pochissimo, ma secondo me il rapporto qualità prezzo è altissimo. Ho comprato anche il burro cacao che utilizzo da una vita, che è naturale, ma è l'unico naturale che effettivamente mi va a nutrire e a lenire le mie labbra, che sono secche a causa del mio vizio di moccicarmele. Faccio questo movimento con i denti, ovviamente ora non lo faccio perché ho il rossetto e in più perché non voglio rovinarmele. È della marca Himalaya, Coco Butter Lip Balm Intensive Moisturizing. È questo qui. Di questa marca ce ne sono due tipi, come vi dicevo anche nel video della mia skincare mattutina. Quello che vi consiglio, che è più buono perché va proprio a nutrire di più le labbra, non va da tutte le parti nel viso ma rimane lì bello nutriente, è quello con il tappino marroncino. Invece ce n'è anche un altro con il tappino sul verde, verde acqua,
che non mi fa impazzire. Poi ho preso questa maschera al carbone bianco giapponese con il 98% di ingredienti naturali della marca Biolis Nature, e ha ingredienti pazzeschi: non ci sono parabeni, siliconi, oli minerali, petrolati, paraffina, SLES, SLS, ftalati, colori sintetici, retinolo, derivanti animali, eccetera eccetera. Veramente qui dietro c'è scritto tutto, e ovviamente è una maschera purificante. Dice che questa maschera viso è il trattamento intensivo per una pelle dall'aspetto più luminoso, uniforme e levigato. La sua speciale formulazione agisce catturando le impurità per eliminarle più facilmente, ideale per rimuovere punti neri e opacità. Il carbone bianco è uno speciale carbone attivo utilizzato tradizionalmente in Giappone per purificare da impurezze e inquinanti. Applicare uno strato abbondante su pelle pulita, evitando il contatto con il contorno occhi, lasciare agire per 10 minuti circa. Risciacquare abbondantemente. Qui non c'è scritto, ma io la consiglio massimo 2 volte a settimana. Comunque la proverò e vi farò sapere. Però la consiglio per massimo 2 volte a settimana, per non andare a seccare troppo la pelle, nonostante, da quello che ho capito, comunque non è una di quelle maschere purificanti super secche. E come sapete il Giappone è famoso proprio per la sua cultura della skin care, per la bellissima pelle che hanno appunto le giapponesi, e quindi sicuramente questo è un plus. Vediamo se veramente sarà così. Poi cosa super triste, 2 cerette, non penso che interessi a qualcuno, però sono le ricariche da inserire nel porta ceretta che ho qui in casa, infatti io da sempre me la faccio da sola. Passiamo avanti, ho preso uno shampoo della marca Noah. Noah è una delle mie marche preferite per la cura dei capelli, perché è naturale e ha tantissime tipologie di prodotti. In questo caso ho ripreso lo shampoo volumizzante agli agrumi per capelli fini come i miei e tendenti al grasso come i miei. Ve ne ho parlato in un video dove vi dicevo tutti i miei consigli per avere dei capelli volumizzati, nonostante ho un capello fino io. Ve lo lascio linkato qua, è di parecchio tempo fa in realtà, però mi piace perché appunto è senza siliconi, parabeni, paraffina, oli minerali, DEA e SLS. Comunque è vero che fa l'effetto volumizzante, l'unica cosa è che dopo circa penso 1 o 2 mesi non lo utilizzo più, passo a uno shampoo più nutriente, perché questo comunque, essendo per capelli tendenti al grasso, li va leggermente a non seccare, però il concetto è quello, quindi lo utilizzo per un tempo limitato e poi ricomincio con altri tipi di shampoo. Però mi piace tantissimo, è tanto che non lo riutilizzo e per questo l'ho ricomprato, dato che mi erano finiti tutti gli shampoo. Poi passiamo di nuovo al make up. Ho preso questa cipria della marca Bella Oggi, quindi è anche un brand low cost, perché ne ha parlato molto bene Erichiova in un video dedicato alla marca Bella Oggi, e mi sembra, se non sbaglio, che l'ha inserita anche nei prodotti preferiti del 2020. Comunque questa è la colorazione 01, vi farò sapere come mi trovo, e sembra proprio che sia molto setosa sul viso, che dia un bel effetto. Abbiamo all'interno anche la spugnetta, che vedremo se sarà utile oppure no. Poi ho preso un'altra maschera al carbone attivo, stavolta non è il carbone bianco ma il carbone nero, anche qui 97% di origine naturale degli ingredienti con il 20% di aloe vera. In più abbiamo appunto il carbone vegetale, l'estratto di scorza di limone, tessuto 100% naturale, perché appunto è una maschera in tessuto che io non utilizzo tantissimo, ma questo essendo naturale l'ho voluta provare. La marca è Equilibria, quindi anche qui è una maschera comunque detox, purificante. Infatti qua dietro c'è scritto azione detox, idratante e rinfrescante. Infatti avendo l'aloe comunque sicuramente andrà a idratare e lenire la pelle. Contiene una miscela ialuronica, vi faccio un riassunto, poi contiene la glicerina vegetale, la vitamina E, l'estratto di scorza di limone e complesso di attivi illuminanti. Mi ispira molto. Ho preso delle salviette struccanti, era sempre verso la fine della spesa, quindi ho cercato di fare velocemente le prime che trovavo, però almeno a 0 alcol e oli minerali, con acqua micellare per pelli secche e sensibili, quindi è una salvietta delicata. Io infatti ho una pelle sensibile ma non secca, della marca Fresh and Clean, con vitamina E e acqua di Amamelis, made in Italy, sosteniamo l'Italia. Poi ho preso il mascara che utilizzo da una vita, che è il mio preferito, l'ho ricomprato perché tanto mi finirà, dato che è quello che utilizzo anche in questo caso il 99% delle volte, il Vamp Explosive Lashes della Pupa, che è quello anche che porto oggi. Guardate che bellissimo effetto, ciglia finte, poi in base a come lo applicate da questo effetto un pochino più da occhio, da cerbiatto, è bellissimo. Poi ho preso un latte detergente viso, mi era finito, ho voluto provare questo qui che era in sconto dell'erboristica, all'olio di argan e
vi leggo se riesco, alfa idrossiacidi di fiori, ultra delicato, idratante e rigenerante. Anche qui l'inci dovrebbe essere buono, infatti ha zero parabeni, zero oli minerali, siliconi e coloranti. E mi sembra anche che la confezione sia bella grande, vediamo se trovo la quantità, 300 ml. Ho preso poi queste due barrette perché, ripeto, ero impazzita, prendevo tutto quello che un minimo mi ispirava, quindi per lo snack, della marca Pro Action. L'ho presa uno al gusto cookie e uno al gusto crema di nocciole, senza glutine entrambe, e quindi può essere una soluzione veloce per una merenda, uno spuntino sano, per quando non si ha tempo. Sono 30 grammi, vedete sono piccoline, per 30 grammi abbiamo solo 96 calorie con 2,7 grammi di grasso, 11 grammi di carboidrati, tra cui 8 grammi di fibre, 8 grammi di proteine e c'è un po' di sale, 0,03 grammi. Come sapete io sono personal trainer, quindi sono esperta di cibi fit sani, ma li cucino tutti io, è raro che vado a comprare barrette del genere, anche se alcune effettivamente sono di buona qualità. E se vi interessa vi lascio qua sopra il mio profilo nuovo professionale, che si chiama angelica.personaltrainer. Se volete andate a seguirmi lì, faccio video ricette, faccio video allenamenti e do qualche consiglio appunto nell'ambito del fitness, e ovviamente per chi vuole faccio il coaching online. Poi ho preso, sempre rimanendo in tema fitness e sempre rimanendo nell'ottica che prendevo tutto quello che mi ispirava, questo integratore alla crusca Son con psyllium, integratore alimentare ad alto contenuto di fibre, 100 compresse. Se avete problemi intestinali di qualsiasi tipo, non vi consiglio di prendere questo tipo di integratore. L'ho voluto prendere perché la fibra, come sapete, ha tantissimi benefici, ma anche quello, diciamo, di saziare. Quindi magari in un periodo dove ci si vuole mettere più in forma, come per me è questo, quindi dove si tende a mangiare un pochino di meno, senza ovviamente fare le diete della fame, per le quali sono assolutamente contro, comunque le fibre aiutano a avere più senso di sazietà. E qui abbiamo le fibre contenute nella crusca di frumento e di avena. Inoltre ovviamente sono consigliate se avete una dieta con carenza di fibra, quindi se non mangiate tanta verdura o abbastanza cereali, soprattutto quelli integrali, cosa sbagliata, dovete mangiare le verdure e i cereali. Si consigliano 4 compresse da 2 a 3 volte al giorno, le assumerò prima del pasto, tipo 10 minuti prima, proprio per aumentare il senso di sazietà e non mangiare troppo durante il pasto. Poi ho preso questo siero viso biologico della marca Omnia. Anche qui abbiamo zero siliconi, coloranti, parabeni, oli minerali, lifting immediato, coenzima Q10, che serve sia come siero viso ma anche per idratare il contorno occhi, idrata e elasticizza la pelle. È anche ottimo prima del trucco, già scritto. È indicato per pelli normali e miste, come è anche la mia. Allora, questo l'ho provato stamattina e è molto bello l'effetto sul viso. Lascia idratati ma non troppo unti, perché io avevo paura che con l'olio d'argan fosse un po' troppo oleoso. Invece assolutamente non è vero, e infatti secondo me è ottimo prima del trucco. Poi io comunque dopo il siero applico sempre la crema, però lo proverò sicuramente anche da solo prima del trucco e vi farò sapere. E poi anche questa doppia funzione, che lo mettete sul viso prima della crema e lo mettete anche intorno agli occhi come contorno occhi, appunto, due prodotti in uno. Poi ho preso un noiosissimo spazzolino, perché io utilizzo quello con le setole morbide e non lo avevo più. Questa è la marca, non so anche questo se vi interessa. Infine dei detersivi Mood casalinga. Allora, ho preso un detersivo per la lavatrice liquido, questo è della marca spuma di champagne, vabbè, pulito e igiene. L'ho scelto proprio perché c'è anche scritto igiene, quindi andrà a fare sicuramente un'azione igienizzante oltre che a pulire i vestiti. 100% prodotto italiano. Non so se vi interessa, magari lasciatemelo scritto, se volete vi farò sapere come mi trovo. E la confezione è bella grande, abbiamo 1815 ml. Poi, sempre rimanendo in tema lavatrice, ho preso un altro detersivo per i panni neri, la marca è la stessa, Ravviva nero e colori scuri, nuovo profumo di argan. Anche qui abbiamo quindi questa caratteristica dell'argan, non mi metto a fuoco, ok, e anche qui abbiamo la stessa quantità. Ultimo prodotto,
non per importanza, per la lavatrice, l'acchiappa colore e smacchia, perché c'è anche solo, sempre della stessa marca, solo l'acchiappa colore. Qui invece abbiamo due in uno, quindi sicuramente una cosa utile, anche se io vado a mettere sempre il BioShout nei vestiti prima di metterli in lavatrice a secco, diciamo, però sicuramente è utile. E ovviamente l'acchiappa colore per quando mettete nella lavatrice dei vestiti con colori diversi. Io li divido sempre, però magari alcune volte c'è quella puntina di colore in quel vestito che non siete sicuri se poi andrà a macchiare gli altri. Discorsi proprio da casalinga, la prima volta che li faccio. Passo alla COP perché mi sembra che non ci ho messo troppo. Se non siete interessati, chiudete qui il video, vi ringrazio come sempre. Allora, dalla COP faccio veloce, ho preso l'insalata, la valeriana, che è la mia preferita, marca COP. Poi il tè verde sempre della marca COP, sia quello detainato per la sera dopo i pasti, sia quello con la teina. E questa marca mi piace tanto perché è biologica e costa meno rispetto alla mia solita che prendo dell'alce nero, però la qualità è altrettanto buona. Poi ho preso il latte di mandorla dell'Alpro senza zuccheri. Io utilizzavo sempre il latte di soia senza zuccheri, sempre della marca Alpro, però ultimamente sto facendo una dieta un po' diversa e quello di mandorla è più adatto. 100% vegetale, naturalmente senza lattosio, mandorla non tostata, e vi consiglio tanto la marca Alpro perché ha un sapore molto più buono rispetto ad altre. Poi ho preso le nocciole, che mi servono sempre per questa dieta. La marca anche qui è COP, nocciole sgusciate. La farina anche qui di nocciole, la prima volta che la trovo. Mi può essere utile appunto per questa mia dieta che faccio in questo periodo, dove ho bisogno di un pochino più di grassi. Ho preso delle zucchine, che sono una delle mie verdure preferite. Poi questa teglia per fare tipo i plum cake oppure qualsiasi dolce di questa grandezza. Non ho una teglia per fare torte, quindi per ora ho preso quella per le mie ricette fit e sane, soprattutto quelle dolci. Qui abbiamo un'altra busta di latte alla mandorla senza zuccheri. Infine, ultimo prodotto, ho preso questi pancake, questo preparato per i pancake biologico della marca COP, facile da cucinare, 250 grammi. Gli ingredienti, i macro, sono buoni. I pancake sono uno dei miei cibi preferiti, soprattutto per la merenda o la colazione. Li faccio da tantissimo tempo sempre in casa, quindi non compro mai il preparato, però questo era biologico. In più appunto avevo voglia di provare cose diverse, quindi l'ho preso. In ogni caso, dopo che lo finisco non penso che lo riacquisterò, è solo una prova per curiosità. Però io con i miei pancake che faccio qui a casa mi trovo benissimo, riesco a variare, a farli di gusti diversi e sono buonissimi. Quindi questa è tutta la mia spesa, abbiamo finito. Spero che il video non sia durato troppo e spero che non vi abbia annoiato. Fatemelo sapere, lasciatemi scritto qualsiasi cosa riguardante la spesa, quello che vi è piaciuto, quello che vi ha incuriosito o se avete qualcosa di tutto ciò. E soprattutto fatemi sapere se volete altri video del genere dove svuoto la mia spesa con voi. Io ora smetto di parlare, vi ringrazio come sempre per aver visto il video, grazie se avete lasciato un like e ci vediamo nel prossimo. Ciao!